Cari amici bianconeri, ciao da Simone Avsim e benvenuti in questo primo appuntamento con Mercato Avsim. Sì, perché il calciomercato, sessione estiva, si è aperto già da un po' e la Juventus sta già cercando di piazzare i primi colpi. Il primissimo nome associato alla Juventus, è un'operazione praticamente ormai conclusa, è quello di Szczęsny, il portiere di proprietà dell'Arsenal, ma in prestito questa stagione alla Roma. La Juventus quindi cerca e trova un nuovo portiere pagandolo, quello che si legge, circa 16 milioni di euro. Quindi un trasferimento a titolo definitivo, il primo trasferimento a titolo definitivo della carriera di Szczęsny da quando è all'Arsenal e sono passati circa 10 anni. Si tratta di un'operazione che dovrebbe portare Szczęsny a guadagnare circa 4 milioni di euro all'anno, netti chiaramente, per 4 anni, quindi il contratto che è stato proposto al giocatore polacco è un quadriennale. Conosciamo Szczęsny, lo abbiamo visto giocare nella Roma. Le sue statistiche sono, come per tutti i portieri, naturalmente figlie della squadra in cui ha giocato. Nel senso che si può essere grandissimi portieri, ma se ovviamente la squadra in cui si gioca non ha grandi armi difensive, le statistiche del portiere chiaramente ne risentono. Infatti, vediamo che Szczęsny ha una media di un gol subito a partita, però si distingue per parare i rigori. Ne ha parati due sui quattro che si è visto di fronte questa stagione, e ha anche un buon 75% di parate, e ha mantenuto la porta inviolata in questa stagione di Serie A 14 volte. Non è quindi assolutamente un cattivo portiere, anzi è un portiere molto buono da un punto di vista del rendimento e della qualità, ma è chiaro che dopo Buffon nessuno è veramente forte. Che cosa farà Szczęsny? Dovrebbe quindi venire alla Juve a fare un anno da vice o comprimario di Buffon, nel senso che probabilmente giocherà comunque più di quanto ha giocato Neto. Neto quindi sicuramente andrà via, sicuramente lascerà la Juventus, come tra l'altro aveva richiesto lo stesso giocatore già la stagione scorsa, e poi naturalmente a partire dalla prossima stagione, se tutto andrà bene o se preferite se tutto andrà male, nel senso che comunque il ritiro dal calcio di Buffon è male, è malissimo, Szczęsny dovrebbe diventare il nuovo portiere titolare della Juventus sostituendo Buffon, quindi questo ingrato compito di sostituire Buffon, di rimpiazzare, se volete, la storia. Altra mossa di mercato della Juventus, Patrick Schick, l'attaccante attenzione, siamo a 21 anni, quindi fate un po' il conto, si sì, è del 96, classe 96, che si è distinto benissimo nella Sampdoria. Parlano tutti di lui, un ottimo giocatore, grande estro, grande qualità. È un giocatore longilineo, alto, che però con la palla tra i piedi è veramente una delizia per gli occhi. Un ottimo giocatore da un punto di vista della qualità, un'ottima scommessa, uno di quei giovani sui quali bisogna necessariamente investire. Patrick Schick non è detto che sia della Juve, la Juve è in pole da diverso tempo, da diversi giorni, è la prima della classe tra tutte quelle che inseguono Patrick Schick. Lo stesso presidente Ferrero pare che abbia detto che se lo accaparrerà la Juve, Patrick Schick. E il giocatore, che è in questo momento impegnato con la sua nazionale, ha dichiarato che forse già entro questo sabato potrebbe esserci l'annuncio dell'acquisto da parte della Juventus. Non dovrebbe essere un acquisto molto costoso, io ritengo che tra i 10 e i 15 milioni la Juve potrebbe riuscire ad acquistarlo. Sarebbe un ottimo investimento per quanto mi riguarda, anche perché è un giocatore che ha ottimi margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda i ruoli in cui può giocare. Al momento è un attaccante, ma potrebbe tranquillamente riuscire ad agire in tutta l'area d'attacco, tra la tre quarti e compresi anche gli esterni. È un mancino, tra l'altro, che è sempre un valore aggiunto per quanto mi riguarda nel calcio. Passiamo poi a Bernardeschi, ecco, altro mancino. Io onestamente ho dei dubbi su Bernardeschi, pare che la Juventus sia da molto tempo su di lui, vuole spendere 40 milioni, 40 milioni per Bernardeschi, e quindi pare che l'affare si farà. Io onestamente, ripeto, ho dei dubbi perché non capisco l'utilità che possa avere in questo momento Bernardeschi alla Juventus. Noi abbiamo bisogno di esterni di elevata qualità
da acquistare all'estero. Non a caso, appunto, stiamo guardando a Douglas Costa del Bayern Monaco e a Di Maria del PSG. E cercheremo di acquistare solo uno dei due, probabilmente prima di tutto Douglas Costa, che è anche più giovane ed è quindi una scommessa per più anni a venire rispetto a Di Maria. Però appunto non capisco perché dovremmo spendere tra l'altro una grossa cifra, 40 milioni, per Bernardeschi, che probabilmente neanche li vale, per andare a mettere quindi un altro esterno d'attacco, che non ci farà fare certamente il salto di qualità europeo che ci serve alla luce della disfatta in Champions contro il Real Madrid. Per il momento sono questi gli aggiornamenti di mercato. Vi saluto e vi rimando ad un prossimo video di calciomercato, o anche di qualche altro argomento. Prima di tutto la finale di Champions strapersa contro il Real Madrid, di cui continueremo a parlare. Vi invito ad iscrivermi al mio canale, lasciatemi i vostri commenti con vostre idee e suggerimenti di mercato. Seguitemi su Twitter Simone Avsim e cliccate mi piace alla mia pagina Facebook Simone Avsim Juve. Sempre forza Juve!